Giacomo Modica ha rifiutato la panchina del Teramo. La notizia è della tarda serata di ieri, quando l'allenatore di Mazara del Vallo ha declinato l'offerta del sodalizio biancorosso per un anno di contratto con eventuale opzione per il secondo. Dunque adesso strada libera per lui per prolungare il rapporto con il Messina, che potrebbe inoltrare presto la domanda di ripescaggio alla prossima Serie C. Ma questa è un'altra storia. Quello che è certo è che la trattativa è definitivamente tramontata per motivazioni economiche e legate allo staff che avrebbe dovuto accompagnare il siciliano nella sua nuova avventura abruzzese. Ingaggio elevato, quello chiesto da Modica, e che Campitelli avrebbe comunque corrisposto se, oltre allo stipendio, l'allenatore non avesse preteso uno staff composto addirittura da 4 persone tra preparatore atletico, quello dei portieri, vice e tattico. Una enormità, insomma, impossibile da sostenere per le casse del Teramo, che invece sta vivendo una fase di forte spending review, e anche e soprattutto in relazione alle spese accumulate nelle passate stagioni, che hanno incrinato la stabilità finanziaria del club aprutino. Adesso il diavolo sarà costretto a cercare un nuovo profilo, considerato che Zichella, al netto della fiducia che ostenta, per il momento appare sempre più lontano sullo sfondo con Campitelli, che sarebbe contrario ad affidare una formazione nuova ad un allenatore che rappresenta comunque un'era calcistica che il Teramo vuole mettersi alle spalle. E allora ricomincia la caccia al prossimo timoniere, e a questo punto la figura del famigerato terzo incomodo, del Mister X ancora tenuto segreto, si fa sempre più ingombrante e concreta.